Si tratta di una ragazzina figlia dell'ospedale del Ponte, quindi abbandonata dalla nascita, che cresce in una famiglia di contadini, una famiglia poverissima di Campoluci. Si sposta nel 1884 per un piccolo periodo di tempo dagli zii affidatari nella zona del Ponte alla Chiassa e lì subisce violenza da parte di padre e figlio che facevano i macellai al Ponte alla Chiassa. La storia di Letizia Leti è una storia di povertà e violenza, ma anche di coraggio e speranza. Una storia che adesso è raccontata in una mostra all'Archivio di Stato di Arezzo in occasione della Domenica di Carta, manifestazione del Ministero della Cultura, e visitabile sino al 31 dicembre 2022. Ha una vicenda che potrebbe sembrare tristissima e durissima in qualche modo da affrontare, ma ha dei risvolti invece positivi, perché lei ha il coraggio di denunciare, viene supportata dalle bambine e dalle ragazzine del luogo, ricordiamoci che lei in quel momento ha 12 anni, le ragazzine che anch'esse hanno subito violenza da parte di questi macellai e così tutti insieme testimoniano a processo e fino a far condannare queste persone. Attraverso i documenti è stato così possibile ricostruire e raccontare la storia di Letizia. Abbiamo incrociato documenti dell'ospedale del Ponte, documenti del Tribunale e della Corte d'Assise in particolare, i censimenti del 1811 e dei registri di Stato Civile, dei registri dell'ufficio di leva e siamo riusciti a trovare anche delle foto non di Letizia Leti ma comunque del Ponte alla Chiassa fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Tutto questo per ricostruire una storia.